La grande famiglia del Farmaclima si è arricchita oggi con l'arrivo finalmente di Joe Testa, il nuovo lanciatore che sostituirà Sanchez a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Padova. Welcome to Italy. Thank you very much. What about your experience here? If you're here since 24 hours. Right. Everyone's been very welcoming and friendly, and I met almost everybody on the team so far, but everyone seems to be close and together and about baseball here, so it's good. I'm looking forward to contributing to it. Molto contento Joe dell'accoglienza che ha ricevuto, ha trovato una squadra nella quale tutti si sono dimostrati molto ben disposti e molto amichevoli nei suoi confronti. What about your experience in the United States? You're in a good shape? Yeah, I've been pitching and staying in shape all through the winter, the fall, because I never know, especially in the winter ball. Every year it's different. Like in the summer, I play every year, but sometimes in the winter, I don't go play. So I'm always ready, staying in shape, because I never know when I'm going to have an opportunity, especially like this, to come play in a different country and help a team out. Arriva allenato, è un giocatore per tutte le stagioni, gioca a livello di Independent League nel corso dell'estate, ha giocato nei campionati centroamericani nel corso dell'inverno. Gilberto Gerali, che è il manager del Parmaclima, credo che la società ti abbia fatto un bel regalo nel far arrivare Joe, perché nelle ultime settimane hai veramente dovuto fare i salti mortali per mettere insieme 9 giocatori. Sì, sicuramente è stato un periodo di sofferenza, poi si è aggiunto anche l'infortunio di Petralia e la mancanza di Sanchez si è fatta sentire. Quindi sicuramente Gio ci aiuterà, è un ragazzo serio, si è dimostrato anche al telefono molto collaborativo, quindi penso che potrà essere pronto da subito. Purtroppo l'esperienza di Sanchez ci ha penalizzato molto, contavamo molto su di lui, doveva essere l'ace che ci rendeva quasi imbattibili nella parte degli stranieri, purtroppo si è rivelato un acquisto non proprio centrato. Con Joe speriamo di rimediare a questo nostro errore e guardare positivamente per il resto della stagione. Una delle cose che mi è piaciuta di più di Joe è stato che la prima frase che ha detto è: quando è la prossima partita? No, sicuramente è un ragazzo che ha voglia di giocare, ha un grande spirito di competizione e speriamo davvero che sia l'acquisto giusto per quest'anno, ma anche per il futuro. Il nostro sponsor ci ha fatto un bel regalo, l'avevi detto in fase di presentazione, l'hai ribadito più volte nel corso della stagione, vogliamo essere competitivi, vogliamo fare tutto il possibile per far tornare grande il baseball di Parma, non solo in questa stagione ma anche nel futuro. Soprattutto nel futuro. Questa stagione logicamente è stata secondo me un po' al momento, un po' minata, un po' dagli acquisti che probabilmente ci aspettavamo di più e non hanno dato il rendimento che ci aspettavamo. Sicuramente la mia intenzione è quella di andare avanti molto nel tempo, cioè quindi progetto a lunga scadenza, questo vuol dire dare stabilità alla società, dare stabilità alla squadra, ridare un attimino di credibilità anche nel settore, anche al di fuori, diciamo così. E io conto molto sull'arrivo di Testa, perché comunque è un ragazzo, è giovane, però insomma non è più di primo pelo, quindi mi aspetto che delle situazioni critiche che non siamo riusciti a chiudere con lui, magari sul monte, si riesca, abbia l'esperienza che ci permetta di poter chiudere anche delle situazioni un pochettino difficili, insomma. Quindi io quello spero di arrivare ai playoff, logicamente. Poi se ci arriviamo bene, se non ci arriviamo non me ne faccio un problema, sarà l'anno prossimo che saremo sicuramente più forti, insomma, anche cercando di portare avanti il progetto che ha già impostato da anni Gilberto, insomma, quindi per noi è importante quello. Comunque welcome. E aspettiamo, insomma, aspettiamo di vederlo. Gilberto, fin dei conti siete soltanto a 2 partite dal quarto posto con tutto quello che vi è successo. Credo che nelle prossime giornate di campionato, in tutto il girone di ritorno, in effetti mancano 18 partite, si possa davvero continuare a coltivare questo sogno di partecipare alla postseason. No, io ne sono convinto. Sicuramente i prossimi 2 weekend di Padova e Novara saranno, non dico decisivi, ma molto importanti. Però
ma appunto con l'arrivo di Joe, ci sarà, tornerà in campo Gardali, speriamo di recuperare anche Petralia, quindi avremo una squadra quasi al completo. Penso che sicuramente si vedrà un altro Parma Clima. L'importante è crederci, io sono il primo che a tutti gli allenamenti ribadisco questo concetto. Dobbiamo pensare al nostro baseball, a non pensare agli alibi o alle scuse. Purtroppo c'è stato un momento di sofferenza generale, però bisogna guardare avanti perché il talento c'è, la qualità c'è, i ragazzi stanno lavorando bene, quindi dobbiamo solo pensare a noi e a quello che possiamo fare in campo. Joe, your grandfather was from Italy, from Potenza. What about taking the Italian passport? What about what? Getting an Italian passport. I would like that because I've always wanted to. I mean, I watched the Italian Baseball Classic on television, and I always said, like, I'm Italian. I want to try that, but yeah, I don't know how close removed or how far removed they have to be. But yeah, my great was from Potenza, yeah. So I don't know how that works, but I would like to. You have the new manager of Italian baseball team. Yeah, that could be helpful. But have you ever tried? Did you ever get any information? I talked to somebody a few years ago, and more. I think so. More. Yeah. And it was just hard to, because I had to do a lot of the work finding it, and I had no idea how to do it. But I mean, if I had somebody helping, maybe that would be more beneficial easier for me, but because we have the names, we don't have all the names, but I just don't have the documentation. Okay. So, i progenitori di Joe venivano da Potenza, quindi potrebbe esserci la possibilità di prendere il passaporto italiano. E ci sono già stati dei tentativi in passato, soprattutto tramite Mura, che è il general manager del Bologna, di cercare di portare avanti tutti quelli che sono gli incartamenti per far assumere a Joe la cittadinanza italiana e quindi far avere il passaporto. Sarebbe un bel plus per la tua nazionale, Gino. Per la nazionale e per il Parma in futuro. Certo. Sì, sicuramente. Poi penso che le indicazioni della federazione per gli anni futuri saranno quelle di aprire appunto il mercato anche ai ragazzi col doppio passaporto, quindi Joe potrebbe beneficiare sicuramente anche di questo passaggio. Sarebbe importante davvero per il Parma per gli anni futuri. Io mi auguro di vederlo qua per diversi anni, insomma, logicamente. L'importante è che faccia quello che sa fare, insomma, secondo me. Poi dopo aspetto di vederlo, logicamente, perché non voglio dire niente, perché sennò poi dopo mi viene in mente che magari non porto fortuna, insomma. Bene, allora il primo appuntamento con Joe Testa sul campo, ovviamente, sarà per la partita contro il Padova per il venerdì di quest'altra settimana. Adesso si gioca la Coppa dei Campioni, quindi ci sarà la possibilità di lavorare sul campo per raggiungere per Joe e per il resto della squadra il massimo della forma. Welcome to Italy. Thank you for having me. I appreciate it. Grazie davvero a Joe Testa, grazie a Gilberto Gerardi, grazie a Meli, sponsor del Parma Clima. Buon lavoro a tutti.